Il 66esimo Rally di Finlandia, disputatosi nell'ultimo weekend di luglio sui velocissimi sterrati della regione del Keski-Suomi, la Finlandia centrale, era il quarto appuntamento stagionale del Mondiale Rally 2016 per ACI Team Italia. È stata una gara in cui è mancato il risultato assoluto, mentre sono state più che positive le prestazioni dei due ragazzi, Fabio Andolfi e Damiano De Tommaso, al volante delle Peugeot 208 R2 della Romeo Ferraris gommate Pirelli. Entrambi hanno fatto segnare dei tempi interessanti per tutta la corsa, in una gara come quella finlandese, unica al mondo, in cui su sterrati velocissimi con l'R2 si viaggia sempre a 110 km all'ora di media. Ed in questa prova, tra le più difficili del campionato, i piloti tricolori hanno pagato dazio nella prima tappa, con Fabio Andolfi che si è dovuto fermare per la rottura di un ammortizzatore, mentre Damiano De Tommaso ha danneggiato un cerchio e si è dovuto fermare in prova a cambiarlo, perdendo 6 minuti perché la strada era piena di rotaie lasciate dalle altre vetture. A parte però quel venerdì pomeriggio da dimenticare, sia Fabio Andolfi che Damiano De Tommaso sono stati costantemente più veloci delle altre vetture di classe RC4, stando davanti a piloti esperti come Max Vatanen, Sosa e al locale Lario. Alla fine, De Tommaso si è classificato 39esimo assoluto, sesto di classe RC4 e sesto di VRC3, mentre Andolfi ha concluso 50esimo assoluto, decimo di classe RC4 e nono di VRC3. I due giovani driver tricolori a fine gara erano nel complesso soddisfatti e ora si apprestano alla trasferta sugli asfalti della Germania in programma dopo Ferragosto. Ora il programma nel mondiale di ACI Team Italia prosegue infatti con le ultime due gare della stagione, il Rally di Germania, una gara su asfalto che si svolgerà sull'asfalto a Trier dal 18 al 21 di agosto, e il Rally di Catalogna, una prova mista terra-asfalto in programma a Salon dal 13 al 16 di ottobre. Questa è la classifica del mondiale VRC3 dopo 8 prove. Primo Fabre, 79 punti, secondo Tempestini, 68, terzo Welby, 61, quarto Andolfi, 54, quinto De Tommaso, 46.